Oggi è un giorno tragico e di profondo cordoglio per le nostre vittime dell'assalto a Dacca. Il calcio, lo sappiamo, è solo uno sport, ma questa squadra ha perseguito in questi giorni valori come la solidarietà, la fratellanza, la compattezza, che sono punti fermi intorno ai quali raccogliersi. Non potranno cancellare il dolore, non potranno asciugare le lacrime, ma con quello che è successo, più che mai li riconosciamo come nostri, i valori dell'Italia di tutti. Dallo stadio di Bordeaux, in Bordeaux, Germania-Italia. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Eder, Parolo, cerca subito l'imbucata per Giaccherini in posizione regolare. Giaccherini con il sinistro. Poteva sorprendere Neuer. Si è al limite dell'area di rigore. La palla per Schweinsteiger che spinge. E la Germania non può aver segnato perché sarà annullato il gol. Fallo di Schweinsteiger. Me l'ha preso un colpo perché ho visto l'arbitro col dito verso il centrocampo. Ti dico la verità. No, io ho visto subito che qui, vedi, commette questa scorrettezza, spinge via De Sciglio che aveva preso la posizione interna facendo una diagonale di copertura. Parolo. È partito centralmente Giaccherini, non l'ha visto Parolo. Dopo il buco però di Kimmich c'è De Sciglio. De Sciglio dentro Giaccherini, anticipato da Boateng. Ma Giaccherini era partito in un buco enorme centrale prima. Centrale per Kroos che allarga per Kimmich. Siamo un po' scoperti stavolta. Arriva il pallone di Kimmich. Gomez, grande anticipo. Palla sul fondo. Ora Hummels per Hector, la mette dietro. Conclusione che va a Kimmich. E poi Buffon dopo tre smangiucchiate degli attaccanti della Germania. Imbucata per Giaccherini, posizione regolare, Giaccherini, stavolta non la controlla dentro Giaccherini, se la cava la Germania, Sturaro sul fondo, che grande palla gol, calcio d'angolo, che grande palla gol ragazzi. È il nostro uomo chiave, guarda quando parte alle spalle, posizione regolarissima perché c'è Kimmich che lo tiene in gioco, secondo me Fabio, qui forse il primo controllo non è perfetto, però riesce ugualmente a recuperare la posizione, e poi Boateng l'ha tolta dalla porta. Schweinsteiger, il taglio di Gomez che cerca un varco, poi Chiellini saltato e salvataggio miracoloso di Florenzi che quasi fa una parata. Sarebbe entrata quella palla, Fabio? Non lo so, però sono contento che l'ha presa. No, noi dove possiamo andare in difficoltà? Perdere palla in uscita, come è successo in precedenza. Forse entrava, sai. Chiede palla indietro Müller, Gomez invece splendidamente dentro per Hector. La palla sbuca, la Germania in vantaggio. Gol di Mesut Özil, un rimpallo a favorito Özil che ha trovato il gol dei due passi. Però per la prima volta siamo stati un po' lenti nella chiusura e ci siamo fatti sorprendere con questa palla filtrante che è andata dentro l'area di rigore. Allora lì, sai, diventa più difficile difendere perché, come hai detto giustamente tu, ci vuole anche un po' di sfortuna e un fortuna da parte loro nel rimpallo a trovare poi l'inserimento. Guarda da dove parte l'azione, Fabio, su questo rinvio. È fuori gioco, sul rinvio è fuori gioco e va sul pallone, quindi era fuori gioco. Era fuori gioco, sì. Melz cerca l'apertura, pallone per Kimmich, occhio ad Özil, fuori c'è anche Kroos che ha un gran tiro, Özil la gira per Gomez, posizione regolare, Buffon la leva dalla porta, cerca di tenere pallone largo De Sciglio, arriva Torsone, basso Pellè sul fondo. Dobbiamo avere questo tipo di pazienza, girare palla, loro si sono schiacciati molto, da quella parte a sinistra deve scalare Özil ed è pigro, non lo fa sempre. Ancora Florenzi, la scodella di sinistro, Chiellini, mano, calcio di rigore, fallo di mano e calcio di rigore. Sì, proprio di Boateng che va a saltare con le braccia aperte sulla spizzata di Chiellini ed è proprio lui, non si può saltare plateale. Così. Plateale, rigore plateale. Va Bonucci. Sì! Leonardo Bonucci! Ancora vivi! 1-1! L'ho detto subito dopo il gol, c'è tempo per poter recuperare questa partita perché la Germania si è trovata in vantaggio anche con un gol casuale. Noi li abbiamo messi lì e abbiamo trovato il gol dell'1-1 con Bonucci, con grande personalità, va sul pallone. Qui guarda il portiere, fa la finta e poi la mette. Quale non abbocca Neuer, ma poi la mette sì, benissimo. Sì, però la mette forte, tesa. Vedi, si allunga ma non ci arriva.
Thor, possibilità di contropiede per l'Italia, prova ad andare Florenzi, ha già recuperato la Germania, taglio interno di Eder, è andato sull'esterno, lo vede, rientra Eder, ancora, centrale Pellè! Era una grande occasione, calcio d'angolo sulla deviazione sul tiro di Pellè. Eder, esterno destro, ottimo per De Sciglio, uno contro uno di De Sciglio e Giaccherini sulla sua verticale. De Sciglio taglia e calcia la deviazione! E palla sull'esterno che per un attimo ci fa sperare. Chiellini a dare una mano. Aspetta Schweinsteiger, eccolo. Kimmich accanto a lui, era andato Rodes a tagliare. Barzagli l'allontana e poi riesce a girarla. Sotto porta, Draxler cerca il corridoio, Pellè. Pellè, si gira, Pellè, dentro, posizione regolare. Insigne, avvia! Neuer. Arbitro, Neuer è fuori porta! Non c'era fallo! Vale anche Boateng, l'esterno del... facile farlo, mi dispiace per lui, guarda, cioè, per questo proprio il rigore della paura, il rigore della gambetta, sì. Hector, e la Germania si elimina e arriva in semifinale, perdiamo ma a testa alta, abbiamo giocato un ottimo europeo, abbiamo resistito fino all'ottavo rigore, abbiamo sbagliato dal dischetto e usciamo regalando alla Germania per la prima volta nella storia una qualificazione contro di noi. Buffon c'era arrivato su sto rigore, l'aveva preso, sì, questo assolutamente, come Darmian aveva sbagliato, l'unica cosa che l'ha calciato forte a differenza di Darmian, e Buffon gli è passata sotto perché due volte, Gigi è stato bravo anche oggi, dove c'è arrivato, due o tre volte li ha toccati, hanno inquadrato la moglie di Antonio. Sono emozionato, mi dispiace tanto, ti vedo emozionato Beppe, perché ci hanno dato tutto questi ragazzi, hanno dato tutto, cioè, quindi dobbiamo essere orgogliosi, meritavamo un pezzetto di fortuna in più per quello che hanno fatto, però dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere guarda orgogliosi. Che rigore che ha calciato questo, che fortuna, guarda che rigore, passa sotto le braccia di Buffon. Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, si chiude una giornata purtroppo molto brutta per noi, non è certo una partita di calcio che cambia le cose, guarda, ma va addirittura in anticipo, in anticipo, ma poi gli passa sotto, va col braccio giù e con questo rigore siamo eliminati.